Ciao, sono Nicola Bruni. Sono qui per ringraziarvi per la vincita del premio San Giorgio. Ma prima di farlo volevo mostrarvi una piccola cosa. Attenzione, signori e signori, una seggiola, un mento, un po' di silenzio. Voilà! Ok, scusate la parentesi. Dicevamo, mi chiamo Nicola Bruni, faccio l'artista e sono il fondatore e il direttore di Spazio Bizzarro. Spazio Bizzarro è uno spazio dove si fa circo, dove si fa arte, dove si fa cultura, ma dove si fa anche educazione. Quindi è un mix di tutte queste cose. Sono qui oggi per ringraziarvi di questa vincita, nel senso che il 15 di marzo di quest'annata, Massimo dell'Auditorium appunto mi ha chiamato dicendomi: Nicola, sei stato selezionato e hai vinto il premio San Giorgio. Niente, per me è stata veramente una sorpresa. A, perché il 15 di marzo era il mio compleanno e quindi ero veramente felice di ricevere questo regalo così inaspettato. E poi mi ha fatto veramente piacere ricevere un premio da parte di una comunità che è quella casatese, che alla fine ci ha accolto e ci ha permesso di realizzare tutti i nostri progetti. Spazio Bizzarro è nato nel 2012, siamo partiti veramente piano piano, un progetto che è partito dal basso e siamo ancora bassi, però pian piano ha preso forma a Casate, ma anche in tutta la Brianza, quindi siamo veramente contenti che siamo riusciti a crescere piano piano con la nostra realtà appunto culturale, artistica, ma soprattutto anche nel campo educativo. Lavoriamo spesso con le scuole, con le persone in difficoltà, con i CSE della zona e con tutte le persone che appunto hanno problemi. Noi cerchiamo comunque di dare una possibilità a tutti quanti, quindi sia ai nostri corsisti, ma sia a tutte le persone che passano da Spazio Bizzarro. Nulla, posso solo ringraziare veramente Casate e tutti i casatesi perché veramente abbiamo trovato un paese all'inizio chiuso perché venivamo da fuori, ma pian piano si è aperto noi e i casatesi e abbiamo trovato una realtà veramente splendida, una rete di associazioni che si danno una mano, un'amministrazione che è sempre stata pronta a collaborare e a cercare di migliorare il panorama artistico e educativo del paese. E niente, quindi sono veramente felice di far parte un po', tra virgolette, di Casate Novo. E niente, siamo in un periodo difficile e speriamo di risolverlo. Noi con tutte le nostre attività siamo chiuse dal 23 di febbraio, abbiamo 13 insegnanti a casa, ma siamo fiduciosi e ripartiremo presto. Speriamo di ripartire con la stessa grinta, la stessa forza con cui abbiamo sempre lavorato. Io vi ringrazio e vi saluto, speriamo di vederci e abbracciarci presto. Grazie a tutti, ciao da Nicola, ciao!